sperimentale ma vincente. Ancora senza Cavani e Lavezzi e con Hamsik, Inler e Maggio lasciati inizialmente in panchina, il Napoli supera per 1-0 il Mallorca e si aggiudica la prima delle due amichevoli programmate in Spagna in vista dell'inizio del campionato. Con la nuova maglia gialla e tanta voglia di far bene, l'insolita formazione schierata per l'occasione da Mazzarri evidenzia progressi dal punto di vista atletico, mettendo subito in grande difficoltà gli avversari che nel primo quarto d'ora sono salvati dalla traversa colpita da Campagnaro, preludio al gol poi realizzato di testa da Zuniga, letale al 14° nell'inserimento in area sul preciso assist dalla sinistra di Santana. Un po' in affanno sul finire del primo tempo ed in avvio di ripresa, il Napoli decide quindi di riavvicinarsi un po' alla normalità quando Mazzarri manda in campo Iller ed Hamsik al posto di Zemaili e Mascara, mentre là dietro Rosati para tutto il parabile e forse anche qualche cosa di più. In riserva d'energie, il Napoli chiude sulla difensiva, ma in attesa della migliore condizione dei rientri di Cavani e Lavezzi e forse di qualche altra novità di mercato, per il tecnico toscano tutto sommato può andar bene anche così.